Gold Italia Preziosi ritira oro e argento con la migliore quotazione di mercato e pagando in contanti. Prima di cedere il tuo oro, confronta il prezzo. Ti accorgerai che il nostro è imbattibile. Gold Italia Preziosi ti aspetta a Foggia in Viale Manfredi 78, di fronte all'Amgas, e in Corso Giannone 53. A San Severo in Corso Leone Mucci 35. E ricorda, il tuo oro usato è ricchezza. Bentrovati, questa è l'ultima puntata di Traviata prima della pausa estiva, e non potevamo lasciare il pubblico che ci ha seguito con tanta intensità senza fare una riflessione dolorosa ma doverosa sulla crisi nel sistema dell'impresa, del commercio. Ne parliamo qui a Traviata con tanti ospiti. Questa è la sigla. Bentrovati, saluto il pubblico di Traviata, ringrazio ancora una volta il pubblico che ha scelto di seguire la nostra informazione, che questa sera metteremo in pressione con le valutazioni sicuramente molto critiche, ma anche molto deduttive, importanti, significative, almeno nel tentativo di capire l'attuale momento di difficoltà del Paese e della Capitanata sul sistema della crisi delle imprese. Abbiamo pensato parecchio prima di comporre questo panel di prodotti intellettivi che sono rappresentati dai nostri ospiti, a cominciare, era un marchio di fabbrica un tempo, in quale casa non c'era una macchina Singer, e noi abbiamo qui Michele Tomasulo della premiata ditta, potremmo dire, che un tempo apriva i battenti senza tanti problemi, oggi invece ha lasciato il campo. Alla sua destra c'è il presidente provinciale di Confesercenti, Carlo Simone, e alla sua destra c'è invece, lo avete sicuramente riconosciuto anche perché spesso viene nei nostri studi, il segretario generale della CISL, Emilio Di Conza. Poi abbiamo un consigliere comunale di primo taglio, nel senso che è tra i più polemici, puntuti su tutti i temi, anche perché li affronta sempre dalla parte del cittadino, mi sembra di poter dire, è Leonardo De Santis. Buonasera. Grazie per essere venuto. Un consigliere regionale che ha una qualità tecnica nella specie della discussione, perché è presidente della commissione bilancio, Pino Lonigro. Buonasera. E poi abbiamo completato con due ospiti che non a caso abbiamo collocato alla fine della sinistra, e alla collocazione non strategica devo dire, perché sono l'inizio e la fine del mondo che soffre, che combatte e che comunque occupa la filiera. Il presidente del Movimento Consumatori, Bruno Maizzi, è Buonasera. Un commerciante di un certo rango, lo dice il suo cognome, Gino Merli. Grazie per aver accolto il nostro invito, grazie presidente. Fatte le dovute rappresentazioni, mi vado a collocare subito vicino al segretario generale della CISL, perché è da lui che vorrei lanciare la prima scheda. Noi parliamo tanto in questi giorni, ne abbiamo parlato anche qui a Teleblu, ma lo hanno fatto anche le consorelle emittenti, di questa crisi sotterranea, strisciante, che secondo qualcuno non ancora viene completamente in superficie, perché si diceva ora poco fa fuori di studio, ancora a microfoni spenti, che il peggio probabilmente dovrà ancora venire. Ma intanto vediamo come il commercio nel nostro paese, nella nostra provincia, rischia di essere poi alla fine la cartina di tornasole di un mondo che nessuno si aspettava di vivere. Francesco Fredella. Serrande chiuse e non per ferie. Nei primi 4 mesi dell'anno, per ogni nuova apertura, hanno chiuso 3 esercizi commerciali. Confesercenti l'ha definita desertificazione urbana. L'emorragia nel commercio al dettaglio colpisce tutte le regioni, con una previsione di chiusura di 43.000 piccole imprese.
Il nord ed il sud in ginocchio per mancanza di liquidità da parte dei consumatori. A Foggia, ad esempio, a febbraio si sono contate 523 imprese registrate. A fronte di 9 nuove iscrizioni si contano ben 11 cancellazioni, con un saldo negativo del 2%. Dato simile nella BAT, 357 sono le imprese registrate con soltanto 3 nuove iscrizioni ed 8 cancellazioni. L'emorragia in questo caso è del 5%. Va malissimo nel Salento, con Lecce che conta un meno 13% e ben 21 cessazioni di attività. Di questo passo, in 10 anni in Italia non ci saranno più negozi, un dato allarmante che mette in luce fino ad ora ben 12.750 negozi chiusi. Il primato questa volta non va alla Puglia ma alla Sicilia, seguita nella classifica da Lombardia, Lazio e Piemonte. Resistono al fenomeno della desertificazione urbana, secondo Confesercenti, soltanto i comuni del litorale. Il turismo dunque dovrebbe fare da traino per l'economia del piccolo commercio al dettaglio. Bene, avete sentito un po' il nostro approccio al tema, a parte dalla cronaca. Simone, è proprio così nera? Sì, è così nera. È così nera, il servizio ce lo dice, ma poi anche l'evidenza dei fatti. Basta guardarsi un po' in giro e vedere quante locali sfitti oggi ci sono. E questo credo che è un danno di carattere generale per l'intera economia. È un segnale pericoloso. Bisogna intervenire, bisogna fermare questa situazione o questo trend che si sta manifestando. In modo provocatorio anche un'indagine di Confesercenti dice che fra pochi anni rischiamo di stare senza esercizi di vicinato, ma la cosa più grave è che potremmo restare proprio completamente senza attività di servizio di distribuzione nel settore del commercio. Facciamo riferimento ad alcuni dati che sono apparsi anche in modo più recente ieri, l'altro ieri, dove tra le altre cose quelli che sono beni primari, e quando dico beni primari mi riferisco a una crisi che ormai sta colpendo non più solamente il settore del lusso o del superfluo, quale ad esempio quello che ha colpito anche esercizi di vicinato di vendita di prodotti, di calzature, di abbigliamento e quant'altro, ma addirittura in questi giorni si sta registrando un forte calo anche nella vendita di prodotti alimentari. Una cosa impensabile fino all'altro ieri, purtroppo è così. E come Confesercenti, nell'analizzare anche questi dati, possiamo anche dare alcuni elementi di approfondimento, ad esempio nel settore... Ad esempio nel settore alimentare c'è una forte diminuzione, oltre a una diminuzione a carattere generale, c'è una diminuzione di quelli che possono essere prodotti di valore economico più elevato, quale, tanto per fare un esempio, la vendita di carne o pesce, c'è l'aumento di patate, ecco, tanto per darne un segnale. Come un tempo in paesi cosiddetti, tra virgolette, poveri, il consumatore riscontra questa lettura che gli esercenti, adesso ci raccontava Simone, verificano sulla propria pelle? Decisamente sì, perché il consumatore oggi come oggi non è che non vuole spendere, non può spendere, questo è il grosso problema. C'è gente che veramente non ce la fa, ed ecco che anche i beni primari, come diceva prima il Presidente, vengono ad essere comunque a diminuire nella somministrazione, perché il consumatore non ce la fa, il consumatore non sta vivendo più, perché tra le altre cose tutto questo che sta caratterizzando il mondo, ecco, del commercio, dell'imprenditoria, nasce già da un discorso nazionale, peggiorato ancor di più in quei comuni dove a mio avviso c'è anche una mala gestio, quindi di conseguenza si va a peggiorare quello che è lo stato di fatto, lo stato attuale, si va a peggiorare, noi stiamo vivendo a Foggia, praticamente il centro è diventato oramai un ghetto e tutto quanto viene spostato altrove, ma comunque c'è di base una cosa, che il consumatore
non ha come poter consumare, perché non ha la disponibilità di poter attingere ad altre risorse per poter, ecco, anche acquistare i beni di prima necessità. Questo è il... Ecco, vediamo un attimino, grazie Menzi, vediamo un attimino, noi abbiamo, adesso cercheremo di entrare nel merito del problema, anche avuto riferimento a quello che un tempo erano, come dire, le garanzie che trattenevano, mantenevano il sistema paese in una griglia di sicurezza, e cioè la tenaglia della scuola degli arti fabbrili e mestieri, le camere di commercio, la municipalità, il piano di urbanistica commerciale. Adesso entreremo nel dettaglio di queste cose, non prima però di aver ascoltato sul punto il parere di chi poi vive il mondo del commercio attraverso una dura pratica di resistenza. La storia della Singer, Tomasulo, è una storia antica. Questo marchio di fabbrica da dove viene? Lei ha detto proprio bene quando ha usato il termine resistenza, perché noi abbiamo cercato di resistere, nonostante erano già diversi anni che avevamo una contrazione delle nostre entrate, dei nostri affari, ma la resistenza a un certo punto è stata dura a farla, quindi le cose andavano sempre peggio, perché la gente, noi avevamo, facciamo piccolo credito alle persone che avevano solo noi, diciamo, come supporto per poter comprare, anche a rate, un po' alla volta, e noi vedevamo ogni anno che le cose di questi nostri clienti andavano sempre peggio. Persone che regolarmente ci pagavano, che venivano da noi ogni mese, ci portavano la rata delle loro spese, a un certo punto dicevano: ma io non lavoro più, mio figlio è stato licenziato, io devo aiutare. E insomma, è andata avanti così, le cose andavano avanti fino a quando non si poteva più, ecco, questo è il discorso. Ma sono tutte le attività, cioè quando si dice desertificazione, è bruttissimo vedere tante serrande chiuse. Via Arpi, che una volta era la strada del commercio, c'era da fare la fila nei negozi per entrare, quando, ai bei tempi a Via Arpi, c'era un movimento di persone, di gente. Adesso si vede una serie di serrande abbassate, tra cui la mia, senza speranza nemmeno di che si apra un'altra attività al mio posto. Perché perlomeno uno dice: ho chiuso io, apro un'attività che può andare meglio, ma non si vede all'orizzonte niente di buono. Merli ha sentito, io non devo aggiungere nulla. Lei guida da anni insieme ai suoi familiari un punto vendita importante, che è anche un po' una griff. Anche lì la crisi ha affondato il suo bisturi? Oserei aggiungere, in una zona di frontiera, siamo in trincea, perché proprio in questi giorni stiamo parlando dell'emergenza viale e lo stiamo dicendo alzando un po' la voce, e approfitto delle telecamere per dire questo. Allora sì, la crisi c'è, anche se io credo che, parlo del mio settore, parlo di Foggia perché conosco particolarmente Foggia, e io credo che su certe cose bisogna dissentire. Oggi il commercio è cambiato, ci sono dei sistemi, sentivo parlare di persone che andavano a dare la quota, la rata e via di seguito. Oggi è tutto cambiato. Quello che noi abbiamo fatto perdere ai nostri consumatori è l'emozione. Noi siamo dei negozi dove praticamente dobbiamo creare emozioni. Queste emozioni oggi non ci sono più, nel senso che non riusciamo a far dimenticare chi c'è di fronte, che probabilmente deve provare questo. Quindi i nostri negozi, torno indietro di un po' di anni, dove c'era probabilmente la paura di entrare nei negozi di abbigliamento, probabilmente il foggiano andava fuori perché è entrato nel negozio di abbigliamento in Foggia piuttosto che in altri negozi, si sentiva pesato e doveva per forza comprare. Questa è una vecchia storia che si diceva. Allora noi oggi non sappiamo tenere le vetrine aperte, non sappiamo tenere il negozio aperto, non riusciamo a rendere appetibile l'ingresso nel negozio. Sentivo dire che il centro è diventato il centro ghettizzato. Un ghetto. Non è vero. Non si riesce a fare niente per il centro, perché
dovremmo essere un po' tutti quanti d'accordo di creare tante piccole zone dove si fa. Dobbiamo essere più propositivi. All'inizio, a telecamere spente, dicevo, cerchiamo di essere un po' positivi. Chi fa impresa, probabilmente una volta il commerciante era colui che faceva lo scambio, parliamo di anni. Oggi il business è un'altra cosa, l'imprenditore è colui che fa impresa, e l'impresa, la parola stessa lo dice, non è una cosa semplice. Allora, visto che stiamo diventando veramente pochi, quando si parla di proiezioni, mi auguro con tutto il cuore, sono proiezioni, cioè non è che tra 10 anni, tra 8 anni non ci saranno più negozi. Quello che ci siamo accorti in ritardo è che i negozi chiudevano e li cambiavamo, li sostituivamo con negozi sovvenzionati. Abbiamo avuto fino a qualche anno fa negozi che davano 80.000 euro a un giovane appena entrato, una ragazzina appena entrata, che si bruciava in 2 anni quando non sono stati fatti interventi, non sto parlando, chiaramente sto facendo un discorso megapolitico, nel senso è... Non sono stati dati soldi a chi invece aveva delle idee e magari ha dovuto sovvenzionare il proprio. Oggi sono finiti i tesoretti e quindi siamo lì ad aspettare che venga fuori la mano dal cielo. Ma è un discorso. Ma la situazione, grazie Merli, è molto lontana dal riflettere su quanto abbiamo appena ascoltato, un barlume di speranza. Evidentemente la situazione che avete appena ascoltato, dalla voce di chi vive, ha vissuto il commercio, e di chi ne denuncia le condizioni di difficoltà sempre più aspre, poi si sono e rischiano di complicarsi più, e vorrei adesso entrare un po' in una dimensione ancora più critica, Naizzi, nel momento in cui il sistema della commercializzazione dei prodotti perde le classiche filiere sulle quali parliamo, già inutile che ci nascondiamo dietro le parole, dei centri commerciali. Senta, allora, intanto a me, un punto sul quale di Conza il sindacato, che è la tutela prima del lavoro ma anche dell'impresa, mi permetto di dire, perché impresa e lavoro sono le componenti del concetto stesso dell'imprendere da parte datoriale e del rendere una prestazione. Che passi può fare in una condizione di questa difficoltà? Noi abbiamo seguito la vostra manifestazione romana, ma al di là di questo poi servono iniziative concrete. Di Conza. Il problema è che ci troviamo in una situazione di estrema austerità. Anche le ultime politiche non hanno fatto altro che purtroppo creare situazioni di difficoltà per i redditi, sia dei lavoratori che dei pensionati in maniera particolare. È ovvio che le famiglie sono in difficoltà, sono sull'orlo di una crisi, si potrebbe dire. Per cui se le famiglie non hanno, contanti, non hanno risorse, come si può pensare di poter spendere? Per cui è un cane che si morde la coda, ovviamente. Per cui io sento dire come si fa commercio. Il problema è che si fa commercio nel momento in cui c'è chi può consumare. Quando non c'è chi può consumare, non possono consumare le famiglie, non possono consumare i lavoratori, non possono consumare i pensionati. Noi ci rendiamo conto che in questa situazione di difficoltà c'è un'emergenza che è senza precedenti, sotto l'aspetto economico, sociale, sotto l'aspetto occupazionale. Per cui se non ci sono interventi immediati da questo punto di vista, è ovvio che noi, certo che arriveremo a una desertificazione del centro e quindi in maniera particolare anche del piano del commercio. Questo è fuori discussione. Ecco perché bisogna intervenire attraverso politiche sul lavoro e politiche sul reddito, senza dimenticare le politiche a favore della famiglia. Oggi il pensionato è l'unico ammortizzatore sociale che è rimasto in questo Paese. Perché il pensionato, l'anziano, è quello che si fa carico del figlio disoccupato e anche del nipote disoccupato. Per cui pensare che abbia risorse economiche da poter spendere, non solo nei beni di lusso, ma anche nei beni di prima necessità, diventa difficile. Non a caso gli ultimi dati ci dicono che aumentano coloro i quali si rivolgono alla Caritas. Una volta erano solo le persone sole, i barboni, erano solo gli extracomunitari.
Oggi molta gente, famiglie, si rivolgono alla Caritas. Non a caso sono aumentati anche i consumi di quei beni di prima necessità che non guardano alla qualità. Questa la dice lunga anche del fatto che appunto aumentano le vendite di quelli che sono i prodotti dei cosiddetti discount. Per cui il problema è la liquidità. Se noi non diamo alle famiglie, ai lavoratori, ai pensionati risorse, non diamo lavoro, non aiutiamo le famiglie, è ovvio che, come dire, di questi problemi purtroppo ne continueremo sicuramente a parlare in peggio e non in meglio. Avete sentito politiche per il reddito, politiche per il lavoro, politiche per la famiglia, dice, certo. Di Conte, il governo nell'ultimo Consiglio dei Ministri, lo ha detto il vice premier Alfano, approfitto per dirvi che intanto la famiglia si è allargata perché è arrivato anche Franco Landella, che è del PDL, il capo in testa, ma è qui come consigliere comunale della città di Foggia, ha dato, diceva il governo, un piccolissimo segnale sul versante dell'IVA, ma è un pannicello caldo, anche perché in attesa che l'Europa emetta nuove direttive, ne parleremo adesso qui, e le regioni definiscano insieme con i comuni le politiche per stabilire una praticabile e percorribile nuova via per il piccolo commercio, le cose rischiano poi di complicarsi, come ci racconta Rosalia Marcantonio in questo servizio in cui fa il punto sui centri commerciali. Anche l'ultimo step è superato. Il SUAP ha dato il via libera per la realizzazione della Granda Puglia, il centro commerciale progettato sull'area ex Sphere, nell'ambito della riqualificazione dell'area industriale di Foggia. Nei giorni scorsi, lo sportello unico per le attività produttive del comune ha consegnato alla Finsud di Antonio Sarni la licenza a costruire. Il progetto, previsto nell'accordo di riconversione produttiva sottoscritto nel dicembre del 2007 tra Regione Puglia, Provincia di Foggia, Comune di Foggia, Consorzio ASI, organizzazioni sindacali dei lavoratori e la stessa Sphere. Ora la società potrà aprire a tutti gli effetti il cantiere per realizzare il grande centro commerciale. Il progetto dello studio Arvalli sarà realizzato su un'area di 180.000 metri quadrati, dove saranno dislocati un ipermercato, 8 medie strutture commerciali, 80 piccoli negozi, 10 attività di servizio, 9 servizi di ristorazione, un cinema multisala per 1.186 posti e naturalmente una grande area parcheggio. La CISL già nei giorni scorsi aveva dato notizia dell'avvio imminente del cantiere. Per il segretario di Consa, in un momento di grave crisi, un significativo segnale di inversione di tendenza. Un segnale importante anche per la Confcommercio, che alcuni anni fa, rispetto al progetto, aveva riservato perplessità. In particolare, l'allora presidente, Matteo Biancofiore, aveva posto l'attenzione sul vuoto di regole in cui la Regione stava operando. Confcommercio saluta positivamente tali iniziative, dicono oggi dalla direzione, ma è necessario, sottolineano, che il Comune, ora più che mai, torni a focalizzare l'attenzione sul piano del commercio. E al piano del commercio si appella anche il segretario del Circolo di Rifondazione Comunista Che Guevara, Giorgio Cislaghi, tornato a rilevare le difficoltà e la stessa sopravvivenza dei piccoli esercizi commerciali. Per Cislaghi, il pericolo vero cui si va incontro è quello di spostare il cuore commerciale, il centro economico della città, verso la periferia, ovvero quel che il piano del commercio dovrebbe evitare, regolamentando la distribuzione sul territorio delle aree da destinare al commercio. Annunciato in pompa magna, quella pianificazione invece resta ancora e solo sulla carta. Guardate, davvero nessun commento, perché credo che la collega Rosalia Marcantonio abbia in pratica plasticamente detto che comunque si naviga a vista, perché non si capisce più nulla ormai. Anche gli enti tra loro parlano un linguaggio tra sordi, se è vero come è vero quello che abbiamo ascoltato per esempio in Confcommercio.
dove ieri era un verbo ausiliario, oggi questo verbo è diventato transitivo. Ma anche questo è tutta storia. L'Olimpio ha ragione su questa vicenda, una parola chiara. Sulla vicenda... Voglio dire che Lonigro non è un amministratore, perché lui, è, anche quando sta in maggioranza, dà l'impressione di essere in minoranza, però lei è stato amministratore anche a Foggia, in provincia. Credo che tutti quanti noi siamo chiamati a, in qualche maniera, a riflettere su quello che sta accadendo in Italia e la drammaticità nella quale si trova il paese Italia, tira dentro, come dire, tutte le regioni, non è che... Noi abbiamo pezzi dell'Italia che sono fuori da questa crisi che si può dire non ha precedenti. E quando noi registriamo in Puglia che la richiesta di cassa integrazione è del 70% in più rispetto a prima, ti dà l'idea di come appunto venendo meno il lavoro vengono meno le risorse, quindi i soldi non ci sono nelle tasche dei cittadini, e quindi è evidente che chi non ha soldi non crede che possa spendere. E siccome il sistema finanziario bancario rispetto a qualche anno fa, in cui come davano i prestiti per andare a spendere, quindi c'era un sistema di indebitamento per cui uno si indebitava e spendeva, questo sistema ovviamente ha drogato in qualche maniera le abitudini e le consuetudini, e che oggi non c'è più questo meccanismo, è chiaro che vanno in crisi, in difficoltà tutti coloro che producono per vendere. Quindi stiamo in recessione e stiamo in una riduzione dei consumi alimentari, cioè lasciamo stare il supero, cioè si consuma di meno sul mangiare, quindi noi abbiamo registrato un meno 5% sul mangiare da parte delle famiglie. Questo ti dà l'idea nella situazione drammatica nel quale ci troviamo. Questa storia del centro commerciale. Detto ciò, dei centri commerciali. Ma guarda, è disciplinata ed è regolamentata, la grande distribuzione è di competenza regionale, quindi il regolamento uscito qualche anno fa che dava la possibilità a quel territorio dove erano sottostimati i metri quadri per il food e il non food, ha consentito in quel regolamento che ha messo dei paletti. E uno degli elementi che guida il governo regionale, ma credo un po' tutta l'Italia, è quello di non continuare a sottrarre terreno agricolo per tutti gli insediamenti di attività produttive. Quindi nel regolamento stava scritto, nella candidatura di chi voleva realizzare un centro commerciale, che veniva in qualche maniera nelle graduatorie valorizzati quei progetti in cui si recuperavano le aree industriali dismesse, che noi abbiamo in Italia e quindi anche in Puglia, rispetto alle politiche degli anni 60, degli anni 50, della enfatizzazione dell'industria, tante aree industriali che sono state abbandonate, quindi che erano zone agricole prima dell'insediamento industriale, che sono abbandonate, quindi il regolamento regionale andava nella direzione di incentivare la presentazione di progetti sulle aree industriali. Quindi l'area sfida, al di là dell'accordo che c'era, un protocollo del 2007, stiamo al 2013 dopo 6 anni, voglio dire, quindi ci sono ritardi biblici che probabilmente nel 2007 non c'era la crisi che stiamo vivendo da 2 anni a questa parte, i ritardi poi producono il fatto che io mi auguro che chi si è candidato, chi ha avuto le autorizzazioni realizzi, perché oggi sinceramente io darei una medaglia a quegli imprenditori che in questa situazione di grande incertezza si aprono, investono, si indebitano. Questa è la situazione, e ovviamente gli enti locali dovrebbero in qualche maniera accompagnare, sburocratizzare anche le concessioni, le autorizzazioni, perché c'è questo aspetto che è una cosa pazzesca. L'ha detto Lonigro che gli enti locali dovrebbero smagnetizzare, mi è parso di cogliere questa parola che è bellissima. No, però voglio ricordare a tutti quanti noi che nel frattempo c'è una direttiva europea, perché ormai le direttive le norme le fa l'Europa, della cosiddetta Bolkestein, che ha liberalizzato. Consigliere, io so che lei è preparatissimo in materia, infatti guardi, mi sono documentato, documentato, quindi sono anch'io nelle condizioni di dire al pubblico che ci segue da casa quanto anticipava in maniera molto pertinente il consigliere Lonigro circa la direttiva Bolkestein,
che è una direttiva europea in cui è come se avvertisse gli stati membri, per dire, guardate, organizzate, fate da voi, altrimenti, dice l'amico di Landella, che pensi mi, ci penso io, nel senso che surrogo, avoco a me le posizioni per la creazione di nuovi soggetti che possono mettersi nel campo dell'impresa, di questo tipo di impresa di cui parlavo. Diciamo che adesso questa, per restare all'esempio di questa vicenda che è stata appena sfiorata, anche con un po' di, devo dire, di furbizia dal consigliere Lorico, che ha sfiorato l'argomento, vorrei che lei ci entrasse un po' più dentro. Consigliere De Santis, dice Lorico, guardate che qui dovremmo noi ringraziare questi imprenditori, perché di questi tempi trovare un imprenditore che arriva a rischiare, a mettere su una grande struttura di queste dimensioni, bisogna anche andarci cauti. Eppure, tornando all'esame caustico della premessa, la piccola impresa che fine fa, consigliere? No, io ritengo che noi dobbiamo partire da questo presupposto. Dalla piccola impresa? Dobbiamo partire da... No, perché una non esclude l'altra. È assolutamente quello, perché altrimenti non centriamo l'obiettivo. L'obiettivo è che una non esclude l'altra, e come si diceva prima, Foggia è un caso anomalo per quanto riguarda la grande distribuzione, non avendo assolutamente nessuna concorrenza la grande distribuzione presente sul territorio. Quindi questo farebbe un bene alla popolazione. Però quello che voglio dire in questo momento è che, a mio parere, tutti quanti, partendo dalla Confesercenti, c'è stato un grido comune in cui si diceva non ci sono i consumi, non ci sono le risorse per i consumi. Bene, io questo lo dico perché è capitato oggi. Oggi non è passato l'emendamento, la proposta di legge che riguarda il reddito garantito, che avrebbe fatto sì in modo che qualcuno che non può vivere magari avrebbe ricominciato a consumare qualcosa, a farsi una pizza. O abbiamo un problema che riguarda l'evasione fiscale, abbiamo anche un problema di contribuzione fiscale, perché scusatemi, noi non abbiamo una patrimoniale in questo benedetto paese. Se noi riuscissimo a capire che c'è una grandissima fetta della popolazione che guadagna mille volte di più di quanto guadagnano gli altri, e noi riuscissimo a tassare dell'1% questa popolazione, noi redistribuiremmo alla gente che non può quello che serve poi al commercio per funzionare. Quindi dice lei, consigliere, si rimetterebbe in circolo un po'. Si rimetterebbe in circolo un po' la cosa, però io non mi sottraggo alle domande, non voglio fare il furbo. No. Non voglio fare ma il furbo. Ma io non l'ho accusato, dico che lui è stato più, ha usato un'astuzia volpina, non più che furbo. Prego. Non voglio fare il furbo. Però detto questo, quindi le cose iniziano lontano da noi. Per arrivare invece poi alla città di Foggia, c'è da dire che io ritengo che non si sia programmato la costituzione dei centri commerciali naturali, io li chiamo così. I centri commerciali naturali sono quelli, sapete che sin dall'inizio della mia entrata del Consiglio Comunale mi sono battuto per il centro storico, per alcune zone, e abbiamo avuto anche degli incontri con chi mi è di fronte sulla questione del viale della stazione e via dicendo. Quelli sono i centri commerciali naturali. E la mancata programmazione ha fatto sì che un centro commerciale naturale come Viale 24 Maggio non lo sia più, e lo debba ridiventare, a mio parere, occupando di fatto quelle zone con la gente della città, perché la borgata, una via, una strada, eccetera, vive non quando c'è il controllo assiduo soltanto della polizia o delle forze dell'ordine, ma vive quando noi la facciamo vivere, quindi o con eventi culturali o con eventi commerciali particolari, eccetera, ma deve ritornare a vivere. E naturalmente abbiamo adesso un problema enorme, che era anche un po' quello che diceva Merli en passant, laddove diceva sì, va bene, ma se non investiamo nei centri, i centri muoiono. Se non ci mettiamo delle cose. Landella ha seguito un attimo, arrivo, torno subito. Landella, lei è venuto qui per parlare, la vedo in grande spolvero, ben riposato, addocciato. Grazie, scusa il ritardo. La nostra, grazie. No, scusa il ritardo, perché sono stato impegnato. Ha sentito. Allora, la questione mi fa piacere che denuncia lo stesso amico De Sandis l'assenza di programmazione da parte della sua amministrazione. Beh, ma non è la prima volta che lo fa. E quindi prendo atto di questa carenza che proviene anche dalla stessa amministrazione, dove l'amico qui presente, Lonigro, ha degnamente rappresentato, perché all'epoca mi ricordo che ci fu una enfatizzazione di questo piano
di strategico per le attività produttive, all'epoca dall'assessore Pinto, ma da allora ad oggi non c'è stato quell'azione di programmazione del commercio è innegabile. La regione ha demandato ai comuni, tant'è che quando venne approvato in consiglio comunale la variante della Decathlon, io dissi: guardate che state dando un'illusione a questa struttura, poiché siccome non c'è un piano commerciale che consente l'insediamento della media struttura, Decathlon oggi probabilmente non potrà insediarsi, non potrà realizzare questa media struttura perché non vi è un piano commerciale. Questa carenza di programmazione non riguarda solamente il piano commerciale, ma riguarda e va di pari passo anche per quanto concerne l'area centrale di Foggia, perché al di là del momento di recessione che è correlato, così come diceva il segretario provinciale della CISL, rispetto al reddito che è correlato alla propensione del consumo, se non c'è reddito la propensione al consumo effettivamente scende, quindi non è una guerra fra i centri commerciali e i negozi di vicinato tradizionali, ma è una questione correlata sia al reddito e quindi alla propensione al consumo delle famiglie e sia alla programmazione che un'amministrazione mette in campo. In questo campo, sia nel caso reddito che sia nella programmazione, siamo messi male. Allora l'amministrazione comunale doveva fare un piano commerciale che ancora oggi, nonostante tanti proclami da Ciliberti a Mongelli, dopo 4 anni ancora non abbiamo un piano commerciale e abbiamo oggi un centro storico che è stato degradato, abbandonato e che ha anche problemi seri dal punto di vista di sicurezza. Se poi andiamo con le politiche sociali a mettere un presidio di prima accoglienza oggi dove sta la circoscrizione in via Scilitani, allora vai a intensificare quell'area di extracomunitari che, non perché io voglio ghettizzare questa gente qua, ma che di fatto creano un problema non solo dal punto di vista commerciale ma anche dal punto di vista ambientale. Grazie Landero, lei ha inserito parecchio, volevo dare un attimo di nuovo la parola, un paio di minuti ma per chiudere. Intanto noi dobbiamo, c'è un aspetto che riguarda un po' la maggior parte delle città italiane, perché negli ultimi decenni le amministrazioni comunali hanno spostato la crescita delle città nelle periferie, quindi hanno svuotato i centri storici della città perché hanno costruito in maniera troppo più consumo di territorio. Ma mi fa piacere lo dice lo nigro. In tutta l'Italia è successo, Randella, e parte da lontano, dai decenni. Allora non si è pensato di recuperare i centri nella recupero del degrado urbanistico, si è pensato all'espansione urbanistica, quindi la maggior parte delle giovani famiglie con i figli abitano tutti in periferia e in quelle periferie si sono pure aperti i negozi, quindi in qualche maniera per venire incontro al recupero dei centri storici l'ultimo governo Prodi nella finanziaria del 2007, licenziata nel 2006, introduceva uno strumento a favore dei negozi, dei centri storici, che erano le zone franche. La città di Foggia si è candidata, sta nella zona franca, che è il centro della città. Perfetto. Che mette a disposizione dei negozi una serie di incentivi fiscali sull'IRAP, sulle dichiarazioni di reddito, per le assunzioni, ma quello strumento, pur avendo una dotazione finanziaria di 340 milioni, non si è ancora completata a distanza dal 2007 a oggi, di 6 anni. Il governo successivo, con la presenza della Lega, ha impedito di far uscire i bandi per dare la possibilità appunto a queste
piccole imprese di queste aree, delle zone franche come la città di Foggia, di poter beneficiare di questi finanziamenti. Scusa, non libero, l'agente, i commercianti vogliono sicurezza e servizi. Mandella, stiamo parlando di altro, stiamo parlando di servizi. Deve concludere, lo libero. Quello è uno degli aspetti. I soldi non ne vogliono. Mandella, la politica della sicurezza è uno di quegli strumenti che ha ventilato, se vuoi parlare dei governi nazionali, tra la Lega e Berlusconi, la PDL, la sicurezza è uno degli elementi che non è accaduto in questo paese. Quindi, detto ciò, non è così il tema. Il tema è che i negozi chiudono, hanno chiuso, i centri storici, i centri delle città sono ormai, possiamo dire, desolanti, perché anche la chiusura dei negozi ha imbruttito l'arredamento urbanistico, diciamo, di quelle aree. La Regione Puglia ha emanato alcuni bandi per dare la possibilità a, diciamo, a questi negozianti di avere degli incentivi. Ed è notizia, è stato riproposto il bando perché c'è stata una questione, diciamo, informatica. È uscito un bando alcuni giorni fa, il 20 di giugno, che mette a disposizione fino a 25.000 euro a fondo perduto per la ristrutturazione, l'ampliamento, l'ammodernamento dei negozi, diciamo, dei commercianti. Una dotazione finanziaria complessiva di 6.600.000 euro. Credo che già dalle notizie che ci arrivano probabilmente bisognerà trovare ulteriori risorse, perché sono insufficienti a quella che è la richiesta. Grazie. Da parte di resta di grazie non uno spot resta, pubblicitare perché resta, non ce la fate soddisfare resta il dato Mandella un attimo di pazienza ma è drammatica ma la situazione ce la fai. Lo libro, per favore, ma non ce la fai Mandella non mi faccia pentire uno sempre di averla invitato quante risorse hai quando riesci a soddisfare guardi Mandella lei mi deve fare parlare adesso le do la parola però secondo i sistemi della logica dei contrari non la deve evidentemente si sente è iniziata la campagna elettorale delle comunali di Foggia. Noi dobbiamo essere corretti quando si sta di fronte al pubblico. Mandella, dunque, ci sono i due temi che restano in superficie. Merli, vorrei sentirla sul punto. Intanto questi centri commerciali, abbiamo sentito che insomma i centri commerciali sono nati in una logica un po' da impazzimento, perché alla fine delle fini la mancanza di un piano di urbanistica commerciale è la mancanza prima di garanzia per chi pratica questa professione. Merli. Regole certe. Allora, intanto vorrei fare il riepilogo di quello che ho sentito. Perché no, questo lo faccia fare a me. Guardi, ascolti, intanto tutti dotti e sapienti, quindi, allora, vorrei essere pragmatico. Ci stiamo parlando di una zona definita, un caso anomalo per la GDO. Perfetto. Stiamo parlando in un momento del mondo che cambia velocissimamente, l'unica cosa che non cambia è la burocrazia. Quindi dopo 7 anni si cerca di desertificare la città. Gli stessi fondi, l'ho detto pochi minuti prima, però senza essere molto competente, gli stessi fondi che potevano essere dati in città. Adesso noi facciamo fare concorrenza a due giganti. Tra l'altro, in un momento storico, che sapete benissimo cosa succede all'interno delle GDO, perché ci sono delle regole che comunque all'interno del commercio, che già è penalizzato, perché attenzione, se noi non vogliamo, parlo da commerciante, se noi non vogliamo far abbassare il valore aggiunto del prodotto, mettiamo in condizione le aziende di vendere. Perché se le aziende devono svendere per vendere a noi, che noi rivendiamo a loro, automaticamente loro danno un target più basso. Comunque questo non interessa a nessuno. Quindi la qualità... ma questo non interessa, è un altro argomento. Allora, abbiamo fatto il GDO, andremo tutti quanti fuori, Foggia rimarrà comunque deserta. Alla fine noi non abbiamo visto e non vedremo niente. Mi piacciono tutte queste idee. Intanto, dottore, allora, non ci sono soldi, diciamo che ce ne sono meno. D'accordo? Perché i soldi ci sono, tra l'altro si parlava di moltiplicatori per 6-7, quindi vuol dire che qualcuno di questi soldi ce li ha. Il sistema bancario effettivamente sta penalizzando, non c'è più ricorsa al consumo. Il sistema è drogato, dicevamo. Drogato, perfetto, e io sono d'accordissimo con lui. Però nello stesso tempo, purtroppo, questi, intanto sono impopolare, lo dirò sempre, lo conoscono tutti, questi benefici di fare GDO, quello, quell'altro, vanno soltanto a vantaggio di pochi, e generalmente pochi che non sono neanche locali. È inutile che ci... Io non ho un partito da mantenere, quindi dico proprio che parlo in faccia. A Foggia quei soldi non rimangono. Vengono delocalizzati, si faranno le cose nel deserto. Era ancora, c'era la professoressa Bronci che mi insegnava le cattedrali nel deserto, sono passati 40 anni e continuiamo a fare cattedrali nel deserto. Non c'è un piano. Tra l'altro oggi si vedono tutti questi signori qui. Tra 5 minuti ci siamo persi e ci vediamo alle prossime elezioni.
non c'è un tavolo dove si può lavorare pragmaticamente, mettendoci fuori la faccia e mettendo le proposte. Bene, grazie Mary. Allora, dunque, no, cioè, scusi, un attimo di pazienza. Noi non siamo qua per le elezioni, sì, sì. No, no, siamo stati invitati a un dibattito. Sì, sì, no, era... comunque, io la faccio, l'ho sempre messa, allora, semmai bisogna chiedere alle sue associazioni. C'è molta suscettibilità in questo momento. Io credo che comunque bisogna avere anche la capacità di dare ascolto ad un mondo che è in grande sofferenza. Legittimo. Che soffre la crisi più di tutti perché paga sulla propria pelle. Poi c'è un altro dato sul quale adesso richiamiamo l'attenzione, ma subito dopo la pubblicità vorrei sentire le altre voci sul punto. Emma Izzi, intanto anche l'aspetto dei centri storici, che sono stati l'ultimo intervento serio che è stato operato in centro storico a memoria d'uomo, è quello fatto dall'amministrazione retta da Agostinacchio. Se lo dico io, credo di essere al di fuori dell'ombra del minimo sospetto. Detto questo, ve lo posso dire. È vero che c'era un paccone di soldi del piano Urban, perché qui abbiamo un biografo, oltre che un grande sindacalista, che lo ricorda bene. Però se ci sono i soldi bisogna spenderli. E dice Merli, non è vero che i soldi non ci sono, ma vanno sempre altrove, nascono cattedrali del deserto. Anche la storia di questo centro che nascerà nella zona della Sfir è una storia di una politica tradita, perché tutti sanno, anche a Teleblu, che cosa si nasconde dietro quella vicenda della Sfir. Ma questo ve lo raccontiamo subito dopo la pubblicità, perché è pure una bella storia quella, eh? Gold Italia Preziosi ritira oro e argento con la migliore quotazione di mercato e pagando in contanti. Prima di cedere il tuo oro, confronta il prezzo. Ti accorgerai che il nostro è imbattibile. Gold Italia Preziosi ti aspetta a Foggia in Viale Manfredi 78, di fronte all'Amgas, e in Corso Giannone 53. A San Severo in Corso Leone Mucci 35. E ricorda, il tuo oro usato è ricchezza. Commerciale. Perché il piano di urbanistica... Stavamo parlando, guardate come si vede, perché poi le cose noi... C'era un'ultima provocazione di Lonigro. Dunque, allora, dove eravamo rimasti? Di Conza ha seguito il punto. Noi abbiamo la necessità ora di capire da dove ripartire, perché se i commercianti chiudono le serrande e non le possono più riaprire, se il consumo, lo diceva Maizzi, non riceve stimoli, se le banche si chiudono perché il sistema è drogato, se le regole poi vengono un po' trattate, l'ha detto De Santis chiaramente, un po' come degli orpelli che contano fino ad un certo punto, da dove si riparte? Ora intanto chiariamo, questo progetto Sfir è un progetto che ha risorse private, di pubblico non c'è niente, per cui quando si parla di cattedrali nel deserto è perché si parla nella logica di risorse pubbliche. Qui parliamo di risorse private, ossia i soldi li mette tutti la Sfir. Esatto. No, la Sfir. Stiamo parlando di 100 milioni di euro. No, non solo, poi ci sono anche altre cose. Ci sono 100 milioni di euro che i privati mettono a disposizione non solo per il centro commerciale. Qui stiamo parlando di un piano di riqualificazione di un'area dove non è solo centro commerciale, perché poi sarebbe riduttivo mettere un centro commerciale in un'area industriale. Noi parliamo di una riqualificazione di aree. E cioè, questo si ribonifica, parliamo praticamente della zona di Foggia, dove andiamo a creare dei servizi a favore dell'area, che insieme al, speriamo, futuro prossimo casello autostradale rende più appetibile quell'area. Di questo stiamo parlando, per cui non ci limitiamo. Che mi scusi se la interrompo, potrebbe andare ad incidere anche sul sistema della intermodalità del trasporto? È fuori discussione, il progetto è questo. Quando questo progetto, ricordava prima Lonigro, è stato pensato nel 2007 attraverso un accordo di programma fatto con la regione, il comune, i sindacati, era perché si prevedeva, con la chiusura dello zuccherificio, intanto la riapertura di una nuova, di un nuovo reparto, sempre dello zuccherificio, ma nell'ambito di una riqualificazione dell'area ASI, quindi zona industriale di Foggia. Non a caso ci sono anche dei privati che, pur di agevolare il secondo casello autostradale, hanno rinunciato, come nel caso della Lenia, a dei terreni di proprietà pur di consentire
questo secondo casello autostradale, perché quell'area ha motivo di essere nel momento in cui è appetibile. Noi abbiamo un'area industriale, perché ecco le cose sono completamente diverse. Parliamo dell'Asi di Foggia, dove c'è un problema di segnaletica, c'è un problema stradale, c'è un problema di accessi. Dove rubano il rame dalla mattina alla sera. C'è di tutto e di più. Allora, questo progetto, che è collegato a, al raddoppio o comunque all'ampliamento della Lenia, è legato al secondo casello autostradale, a una, a dare servizi a quell'area, perché noi dobbiamo rendere l'area appetibile, perché se non è appetibile, se un'area commerciale centrale di una città non è appetibile, perché non ci sono le luci, noi abbiamo un problema di illuminazione a Foggia che è un problema serio, abbiamo un problema di buche che è un problema serio, abbiamo un problema di giardini lasciati al degrado. La stessa cosa la dobbiamo pensare anche in una zona industriale. Se la zona industriale non ha il minimo per le aziende, per essere, come dire, per mettere nelle condizioni di poter operare al meglio, è la stessa cosa, sono due pesi, due misure completamente diverse. E una, come diceva giustamente chi mi sta a fianco, non esclude l'altro, perché in tutte le città dove ci sono i centri commerciali e ci sono i negozi centrali, non si crea questo conflitto, anzi il conflitto ce l'avevamo noi a Foggia e abbiamo alzato la voce contro la regione, perché è l'unica città in Puglia e non solo che non ha concorrenza sotto l'aspetto commerciale. Noi abbiamo oggi un solo centro commerciale e qui è uno scandalo, perché è in città. È in città. Lì stiamo parlando di un centro commerciale fuori, quindi in un'area industriale, dove non ha problemi urbanistici, come ce l'ha invece l'altro che abbiamo in città, e quindi di mobilità. Di Ascoli, quindi noi stiamo rischiando di, come dire, incartarci intorno, secondo me, a un falso problema. Guardi, il problema è un altro. Questa è una città che fino a quando ognuno la pensa in base a quello che rappresenta, non va da nessuna parte. Chiaro, noi abbiamo detto in maniera molto chiara nei nostri interventi come CISL che questa città ha bisogno di fare sistema. Uno non esclude l'altro, uno aiuta l'altro. Tant'è vero che abbiamo detto che non solo aiuta i giovani, aiuta la costruzione, quindi parliamo delle imprese, materiali da costruzione, eccetera. L'indotto cresce. Ma parliamo anche, è qui lo sforzo che devono fare i politici e gli amministratori locali. Noi dobbiamo aiutare anche i prodotti locali. Se noi, ecco, nel momento in cui rilasciamo le concessioni o facciamo un tavolo, giustamente come diceva il signor Merli, dove discutiamo di questo territorio e ci inseriamo nei centri commerciali esistenti e nuovi, non dico l'obbligo, ma quantomeno dire a questi signori: amici cari, voi venite qui, fate bene, apprezziamo lo sforzo, però ci dovete garantire negli scaffali un minimo di prodotti locali, perché aiutiamo gli agricoltori, aiutiamo le piccole aziende agroalimentari. Per cui ecco il sistema qual è. Il sistema non può essere che ognuno pensa a sé. Il sistema è nel momento in cui facciamo coincidere le esigenze di tutti. È stato molto chiaro, la ringrazio per questo intervento, perché penso abbia messo su binari, come dire, credibili una tesi che ha reso Foggia un po' retrograda sul piano della competitività negli anni passati. In Abruzzo, una terra che lei frequenta spesso perché c'è una figlia, cioè, che vive a Chieti, sa benissimo, caro Lonigro, che ci sono, come dice? È nata l'IKEA adesso a Chieti. Ma diciamo, questi due contenitori convivono tra loro, basti andare a Sulmona, a Chieti, certo, nella Valle Peligna, qui insomma. E diciamo che il caso della Capitanata è forse unico anche in Puglia, perché altrove, nel Salento, le situazioni sono già diverse. E tuttavia uno dei temi, il caso della Puglia, e ora mi diceva Simone, forse il caso della Puglia è il caso, lei dice, solo della Puglia, ed è bene che eventualmente, ecco, su questi che sono degli argomenti molto importanti,
A me dispiace che molto probabilmente ecco, questa trasmissione andrà in ferie e quindi non avrà la possibilità di approfondire un tema che sta trattando oggi, che avrebbe bisogno molto di più del tempo programmato. Ma io lo continuo, adesso le volevo... Io volevo così, poi magari volevo dire, ci sono toccati tantissimi elementi importanti che avrebbero bisogno di essere anche approfonditi. Perché quando parliamo anche della situazione, e in questo caso della presenza della grossa distribuzione, la dovremmo guardare non a livello della città di Foggia o della provincia di Foggia, ma la dovremmo guardare in un'ottica più complessiva, perché la programmazione e l'attività in questo settore è una competenza regionale. Cosa avviene fra la Puglia, la differenza fra la Puglia e l'Abruzzo o qualche altra regione? È avvenuta una cosa molto semplice, è avvenuto che da parte delle organizzazioni, io parlo soprattutto per quanto mi concerne alla mia organizzazione, l'allora vecchia norma che prevedeva l'apertura di tantissimi punti di grossa distribuzione fu bloccata con una moratoria che abbiamo portato avanti per tantissimo tempo. Quindi in Puglia siamo stati, grazie alle associazioni sindacali, e io dico, se mi è concesso la mia, perché su questo ha fatto una battaglia importantissima, abbiamo avuto una moratoria per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni per la grossa distribuzione. Non solo, perché alla scadenza di quella moratoria, perché prorogare quella moratoria, il riferimento che veniva fatta dalla famigerata, se così la possiamo anche definire, Bolkestein, che comunque ecco, per noi organizzazione incide su tantissimi altri tipi di comparti economici, quello commerciale, quello turistico, pensiamo solamente a cosa sta succedendo con la Bolkestein, con un'attività economica di grossa importanza nella nostra provincia che riguarda gli stabilimenti balneari, tanto per fare un esempio anche su questo potremmo fare una discussione approfondita. Ecco, di fronte a quella liberalizzazione di quel concetto, ancora una volta il nostro ruolo è stato quello di concordare con la stessa Regione Puglia un tipo di legislazione, un regolamento che, lo dobbiamo dire, è all'avanguardia in Italia. La grossa distribuzione in Puglia, aprire punti di grossa distribuzione non è così facile come lo è in tutti i resti d'Italia, grazie ecco, a degli elementi che possiamo tranquillamente riportare. Questo è il sistema invocato delle regole che mancano, che vanno comunque invocate sempre, che diceva De Santis, ci aiuta molto. Però devo dire una cosa, anche perché lo nigro mi ha creato questo problema, l'avete visto, su questa benedetta direttiva Bolkestein, chiariamo al pubblico che ci segue da casa, che in effetti adesso Simone mi obbliga lì, cioè non è che tutto, ma spiegamola, le belle parole, appunto portano tutte, come dire, fiori, non è vero, perché guardate per tabula, se voi andate sui siti, leggete, e adesso ve la leggo io questa piccola cosa, che guardando con occhio diverso è possibile poi scoprire tra le pieghe delle frasi della Bolkestein alcune cose che rimettono questa direttiva comunitaria in un'analisi di segno diverso, e che evidentemente, come leggo testualmente, dice sicuramente è mirata più al nostro paese, cioè al paese Italia, riguardando la tutela del consumatore, la trasparenza delle procedure, le garanzie degli scambi sociali e ambientali, ne parlava poco fa anche Landella, la qualità dei servizi, la possibilità di prendere decisioni da parte delle autorità locali a vantaggio delle solite onnipresenti lobby economiche. E questo è un rischio che si nasconde dietro ogni amministrazione comunale, inclusa l'amministrazione comunale di Foggia. Lo diciamo perché i gruppi di pressione, i gruppi di interesse esistono da quando John Kenneth Galbraith ha scritto un libro. Quindi non è che questo libro a Foggia non opera. Opera, e come si sente e si vede pure. Dunque, fatta questa piccola autoreferenziale lettura, le volevo chiedere, De Santis, secondo lei, perché io lei ha tirato il dente fuori, questo piano di urbanistica commerciale, perché l'amministrazione non lo ha preso per i capelli e lo ha portato nella discussione? Alla fine avrebbe aiutato il lavoro di tutti, anche della minoranza che sbraita.
Io so che lei in maggioranza un po'... noi siamo stati quelli che col gruppo dei nove che poi successivamente abbiamo... Infatti. Col gruppo dei nove poi successivamente abbiamo anche dato un cronoprogramma per far sì che l'ultimo anno di mandato avesse o portasse a compimento determinate cose. Tra cui c'è il piano del commercio, tra cui c'è il piano urbanistico generale. Però noi sappiamo benissimo che in questo momento stiamo... come gruppo consiliare, come consiglieri, perché ci avvaliamo anche del supporto di altri consiglieri, non per gli ultimi quelli di Socialismo Down e via dicendo. Sappiamo che in questo momento il nostro lavoro è puntare il dito sulle cose che non sono state ancora portate a compimento. Il piano del commercio è una di queste. Una di quelle, la sicurezza, la legalità è stato un cavallo di battaglia sin dai primi giorni in cui ci insediamo, che si inserisce con la questione del centro storico, del piano della stazione e via dicendo. Ma fare tutto questo, abbiamo visto l'ultima ordinanza che a mio parere, da come l'ho letta io l'ordinanza sindacale, favorisce oppure è stata creata solamente e semplicemente per il viale della stazione. Ma detto questo, io credo che alla fine neanche quello basti, molto probabilmente ci vuole assolutamente un modo di vedere e di concepire la città culturalmente in una maniera diversa. In una maniera diversa significa che le battaglie che si sono fatte anche contro, scusate, l'ho fatta personalmente, anche contro la curia perché si evitasse la chiusura del falso movimento, era una battaglia giusta perché abbiamo svilito anche lì il centro storico di un contenitore culturale. Le cose si mettono tutte insieme, hanno una storia. Io su queste cose ritengo che noi la prima cosa che si doveva portare a compimento era quella di chiudere da Via della Repubblica il centro storico e far sì che anche quello diventasse un centro commerciale naturale. Queste cose le abbiamo sempre dette e cerchiamo fino alla fine di portarle a compimento. Sì, io capisco che questo aprirebbe un altro dibattito, Simone, però a parte la mancanza di tempo, mi rendo conto che ci sono... Se mi è consentito proprio a pochino. Ma giusto un flash, guarda, un flash, no. Sono stati fatti dei cenni, quindi dei cenni che riguardano dei modelli. Ecco, questi modelli Confesercente li conosce perfettamente. Conosce il modello dei CIV. Non deve dire la cosa che voleva dire. No, perfetto. Conosciamo il modello dei CIV perfettamente, conosciamo il modello che propone il consigliere De Santis dei centri commerciali da naturali. Quindi questi sono modelli. Centri storici più all'anno di ecco, possibile. Perfetto. Io voglio introdurre invece un altro elemento rispetto a questo, che lo riteniamo di forse di un'importanza ancora sotto l'aspetto strategico, ancora più importante dal momento in cui il CIV riguarda una via, una strada, una piazza e quant'altro. Il modello centro commerciale naturale riguarda una governance di privati. Noi sotto questo aspetto proponiamo il modello del distretto urbano del commercio, dove mette intorno allo stesso tavolo quelli che sono gli attori effettivi per la gestione di queste problematiche, e le imprese, e i privati, e il pubblico, perché vogliamo affrontare con questo tipo di modello concetti e argomenti che vanno al di là, quindi una gestione anche in modo corretto di quelli che sono strumenti importanti, pianificazione urbanistica e quant'altro, perché credo che i problemi oggi, se li vogliamo affrontare, lo dobbiamo affrontare se sono visti in modo complessivo. Il centro può vivere se si risolvono problemi anche vecchi di parcheggio. Grazie, Simone, di viabilità e quant'altro, altrimenti devo concludere. La desertificazione diventerà quindi l'insicurezza, la presenza diventa sempre sono maggiore. Tutti i temi quelli di cui ha fatto cenno lei, che fanno parte della discussione che abbiamo cercato di fare. Vi voglio intanto, e tra i temi non va trascurato perché è venuto fuori anche questo, Maizzi, vorrei ripartire da lei sul punto, le vorrei fare sentire questa cosa, perché è vero che il lavoro manca, è vero che, come dire, è cambiato il sistema, è vero che non ci sono soldi, è vero che tutto grava su un'impresa sempre più debole che avverte tutta la difficoltà del peso della crisi, per usare le parole del sindacato, però è anche vero che le banche hanno fatto, come usa fare in questo paese, la tattica di Nicola sparisce. Questa è una vecchia battuta di Partenope che non vi racconto stasera, ma vi faccio sentire questa cosa che riguarda Mediolanum. Sentitela un po'.
dove vanno i mercati non troppo lontano con tutte le restrizioni imposte dall'Europa. È il messaggio che Ennio Doris, presidente di Banca Mediolanum, lancia da Foggia, un palcoscenico gremito di imprenditori nella facoltà di economia, quelli che più di altri, al pari delle famiglie, stanno pagando il prezzo della crisi, anche se la Puglia, riconosce Doris, starebbe meglio rispetto al sud, ma soffre anche il nord e tanto. Per il 2013 Doris prevede un'altra crescita zero, non crede al rischio default per il paese, ma è pur vero che per superare la crisi ci vorrà molto tempo, probabilmente solo dal 2014 qualche spiraglio potrà intravedersi. E le banche che ruolo hanno in tutto questo? Sfata il mito dell'arroccamento il vicepresidente Giovanni Pirovano, membro del comitato di presidenza dell'ABI, che invita gli imprenditori ad avere coraggio. In questo momento l'Italia ha un estremo bisogno di imprenditori coraggiosi e quant'altro, perché la ripresa dell'economia e dell'occupazione non si fanno per decreto o per altre manifestazioni pubbliche, occorrono imprese. La cosa più tragica in questo momento è vedere la rinuncia da parte di tanti imprenditori che direi sono costretti a rinunciare al loro sogno, alla loro intrapresa e quant'altro così. Le banche però vogliono essere a fianco di questi imprenditori, hanno avviato assieme alle controparti imprenditoriali, a Confindustria, Rete Imprese Italia, tante iniziative per essere a fianco di nuovi imprenditori e nuove iniziative. Questo clima così buio sta facendo sì che anche tanti nuovi imprenditori rinunciano ancora prima di partire. Questo è un po' questo che ci si aspetta anche da questo governo, dei forti messaggi, delle azioni concrete per dare nuovo slancio, nuova linfa, e le banche saranno a fianco dei nuovi imprenditori di cui abbiamo estremamente bisogno. Oggi, se posso dire, direi gli unici che sono in grado di fare partire l'Italia è la volontà degli imprenditori. Questa è un'altra delle sofferenze pesanti. Landella, è d'accordo lei? È evidente, anche perché in quell'evento Doris ha fatto un confronto riportando l'attenzione all'America, dove la crisi è iniziata da lì, e che l'America che cosa ha fatto? Non ha fatto altro che quello che ha fatto nel famoso venerdì nero del 22, quindi aumentare la domanda aggregata, quindi spingere la spesa pubblica. Spingere la spesa pubblica con anche un altro sistema, quello della defiscalizzazione, quindi abbassando le tasse. Tu paradossalmente hai un aumento del gettito fiscale, invece esasperando la pressione fiscale tu porti fuori dal mercato le imprese e quindi ti avviti nella recessione che stiamo vivendo oggi. Sembra allora, facile Maizzi, sembra facile. È una ricetta che però sta sui libri di scienze politiche, lo dicono tutti, la conoscono tutti, però purtroppo... Ma come che in Italia non si può fare? Perché ci siamo il sistema europeo con la Germania... Che siamo ne ha fatta, partiti male. Ha molto fatta, allora, ha fatta veramente la parte della padrona oggi. Noi potremmo mettere in un attimo a posto il discorso fiscale, perché qui sempre per il, diciamo, portando avanti sempre quel discorso che il commerciante è l'evasore, e allora si sta questa pressione fiscale che anche chi ha i soldi non ha, ma neppure la possibilità di poterli spendere, perché altrimenti verrebbe tra virgolette pizzicato. Allora sarebbe molto molto semplice risolvere la questione fiscale facendo al consumatore, all'imprenditore, al commerciante, facendo scaricare tutto, come del resto si fa in America. Allora se io dal mio barbiere mi farò dare la ricevuta perché ho la possibilità di scaricarlo, quindi è inutile ciurlare nel manico come si suol dire. Riprendendo il discorso dei centri commerciali, riprendendo il discorso che ahimè io sono veramente troppo campanilista e quindi amo la mia Foggia, io purtroppo mi dispiace per Via Arpi dove sono nato e sono cresciuto, mi dispiace per il viale della stazione, però purtroppo qui si è fatto, non che non si è fatta programmazione, qui sembra che si sia fatta una programmazione al contrario. Praticamente io ho voluto con un programma abbastanza certosino, innanzitutto con il discorso del piano parcheggi ho creato l'impossibilità a molta gente di poter operare e anche farsi la passeggiata in centro, quando poi io mi posso spostare, me ne vado al centro commerciale e quindi trovo di tutto. Siamo in zona Cesarini, la crisi chiaramente abbiamo cercato di raccontarla un po', abbiamo dato una lettura, però gli industriali
che chiaramente guardano dal loro punto di vista un paese che non gode di grande salute, non stanno fermi, non sono consegnati ad un benessere raggiunto che poi è anche effimero per le cose che si sanno. Sentite Squinzi cosa ha detto a Foggia per il tramite del suo numero 2, La Terza. Un paese in ginocchio, tante le ricette di cui si parla per cercare di uscire da un momento così difficile, e soprattutto uno dei tanti problemi è la chiusura del credito da parte delle banche. È un tema delicato perché per quanto riguarda il credito, da un lato è evidente che c'è una scarsa domanda di investimento da parte delle aziende, quello è il credito che le banche cercano, perché è il credito per lo sviluppo. Attualmente le aziende chiedono credito sostanzialmente per tenere in piedi la situazione, e questo si riflette anche in un incremento molto alto delle sofferenze. Al sud qual è la fotografia dell'imprenditoria in questo momento vessata dalla crisi? Se è stato fatto un monitoraggio? La fotografia dell'imprenditoria italiana è una fotografia di grande difficoltà, e come sempre, come storicamente abbiamo registrato, i problemi del sud sono né più né meno che una versione acutizzata, più problematica, delle difficoltà che in qualche modo investono tutto quanto il sistema paese. Lo vediamo, specialmente in queste fasi in cui la domanda interna, i consumi sono molto bassi, e in cui emerge con grande chiarezza che l'impresa meridionale, particolarmente rivolta al mercato domestico, soffre particolarmente e acquisisce dati negativi molto rilevanti. Adesso parlavamo anche intorno a questa vicenda del credito che si è sviluppata prima nella discussione con Leonardo De Santis sulla necessità che proprio anche gli enti pubblici. Lì c'era una vicenda della Camera di Commercio che avrebbe dovuto, ma questa è la storia, si perde nella notte dei tempi, l'osservatorio sul credito. Cioè, questo è un pezzo del Mezzogiorno d'Italia dove le banche possono anche fare quello che vogliono, scusate se ve lo dico così, aperti si fermi, perché tanto chi dovrebbe controllarli? Non c'è, perché la Banca d'Italia fa un controllo molto a distanza. Nei paesi a democrazia diretta esiste l'osservatorio sul credito che verifica, qui nascono sportelli bancari come funghi, quindi vuol dire che i soldi ci sono e circolano anche dove non è lecito. Sapere lei, mi pare che ha aperto. Io sì, volevo approfittare del fatto perché come Movimento Consumatori abbiamo aperto su Foggia e San Severo uno sportello antiusura bancaria. A questo ci siamo collegati anche con la Fondazione Buon Samaritano per prevenire l'usura, e quindi andiamo un attimino diciamo nel dettaglio a vedere innanzitutto sia i commercianti che anche il semplice consumatore che ha contratto un mutuo, se il tutto è stato fatto con il rispetto delle leggi da parte delle banche. Questa è un'attività che noi svolgiamo in una maniera assolutamente gratuita, quindi chiunque può recarsi per farsi controllare un po' quello che sono stati gli affidamenti, gli sconfinamenti e i mutui. Tomasulo, riaprirebbe lei la sua Singer? Le faccio questa domanda da 100 milioni di euro. La riaprirebbe la mitica Singer? La risposta è semplicissima, mai. Non la riaprirebbe, ma neanche se ci fosse come una ventata di ottimismo come quella che ha lanciato il governo Letta, l'unico governo dove c'è la destra e la sinistra quale insieme. Quale ottimismo? Mi sfugge l'ottimismo che l'ottimismo di questi posti di lavoro, di questa... No, io mi meraviglio anche del fatto che ora si diceva il grosso centro commerciale che si vuol fare a Foggia con queste premesse. Non so sulla base di che cosa, si dice che siano tutti capitali privati, però non lo so se sia effettivamente vero, perché investire in questo momento, lasciamo perdere, noi diciamo ma in Abruzzo ci sono tanti centri commerciali, furono fatti ai tempi delle vacche grasse, adesso chi si sogna più di aprire attività commerciali di questa, comunque uno dice va bene, è un imprenditore, fa i suoi investimenti, ma mi sembra molto strano, insomma. Molto fragile, diceva l'Irlandese. Una cosa che se noi cadiamo nella conflittualità fra il piccolo centro e la grande catena di distribuzione, commettiamo a mio avviso un grosso errore.
perché così come riconduco un po' quello che diceva alla di Conta, filosofia, sì, alla filosofia economica, che oggi ancora c'è un dibattito in corso fra i grandi economisti, che è la legge di Sayre, che è l'offerta che crea la domanda o è la domanda che crea l'offerta. Ancora tutt'oggi c'è un dibattito in corso. La questione è che il piccolo centro deve avere al centro di Foggia dei servizi e un arredo urbano che deve diventare attrattore di quella, di quell'utenza che oggi si orienta in un'altra parte dove trova maggiori servizi e maggiore accoglienza. Ecco perché ridefinisco il mio concetto iniziale, che nel centro dobbiamo garantire sicurezza e servizi, perché senza questi due parametri è normale che le attività chiudano. Quindi non vedo una conflittualità fra la grande distribuzione e la piccola distribuzione, perché ritengo che tutte e due le cose sono conciliabili. La questione è che il centro deve rivivere con un piano di riqualificazione serio, che in questi anni è stato letteralmente abbandonato, è stato degradato ed è stato preda tra extracomunitari e azioni delinquenziali che tutti i giorni sono sotto gli occhi dei cittadini. Allora è normale che un cittadino, invece di recarsi su Viale della Stazione, dove cadono gli alberi, dove stanno le mattonelle diverte, dove sta una vivibilità percepibile proprio dalla collettività foggiana, poco accoglibile, è normale che si orienta in altri luoghi. Ecco perché do una grossa responsabilità alle amministrazioni comunali, al di là dei piani di riqualificazione, perché un'amministrazione, e non solo l'amministrazione, perché non possiamo addebitare solo la politica alle responsabilità, perché io ci metto anche in campo sia la prefettura e quant'altro, perché mantenere attività commerciali dove fino a tarda notte elargiscono bevande alcoliche all'extra comunità e nessuno interviene nel centro di Foggia, beh, penso che questa possa riguardare dal punto di vista la sicurezza, e quindi bisogna mettere in moto tutti quei meccanismi che non vanno a confluire con le leggi del mercato sul vicinato, che nessuno può proibire purtroppo di aprire un'attività vicino all'altra, ma c'è la questione di sicurezza che il prefetto e gli organi di controllo devono garantire. Grazie Randella. Perché sennò poi alla fine nessuno ci va in quelle zone. Grazie Randella. Bene, abbiamo concluso la nostra trasmissione. Senta, Lonigro, lei, ho visto che ha alzato la mano, io le volevo fare una domanda. Vuol dire lei una cosa a me? No. Assolutamente. Io le volevo chiedere, al termine di questa ultima puntata di Traviata, io mi metto dalla parte di chi ci ha ascoltato a casa, spero parecchi utenti e tifosi di Teleblu, resta un dato ineluttabile: la crisi che riguarda tutto il paese non ha risparmiato né Foggia né la sua provincia. In questa crisi i commercianti, la piccola impresa, forse, lo diceva Di Conza, pagano il prezzo più alto, perché quando si chiude l'azienda che ha 50 anni, 60 anni di attività, si chiude un pezzo di storia, ma si recide una speranza. La regione, che è la matrigna di questo pezzo anche della Capitanata, perché la polemica è sorta soprattutto con la regione, e lei oggi è in regione, come può ricomprendere la Capitanata con questi suoi problemi in una migliore dimensione di speranza? Perché il tema, cioè, il tema è molto delicato. Non è così riguarda... nel Salento, lei le sa queste cose. Allora, oggi in Italia, ogni giorno, lo dicevate prima, chiudono ogni giorno 200 attività in tutta l'Italia. Quindi in tutta l'Italia stiamo parlando. Allora, se non abbiamo questa... un'impresa al minuto. Allora, se non abbiamo questa consapevolezza, veramente qua facciamo solo polemica inutile. Noi dobbiamo avere... questo il caso. Non ci serve... a vedere come poter uscire fuori. Oggi la regione o le regioni devono tentare di poter avere le autorizzazioni per utilizzare tutte le risorse dei fondi comunitari che vadano nella direzione di dare i posti di lavoro, di riprendere i consumi. Se non si avvia questo meccanismo virtuoso, noi possiamo continuare solo che a registrare. Il centro commerciale non ancora si apre e i negozi sono tutti chiusi, possiamo dire. Quindi non facciamo
una polemica di una cosa che non c'è. Allora, o tendiamo di fare sistema, io condivido le considerazioni del segretario generale della CISL, così come del presidente della Conva Esercente, come le considerazioni che faceva Merli. È modificato anche il sistema di vendita, noi non abbiamo accennato, noi non abbiamo introdotto un meccanismo che individua tramite internet quante persone acquistano e quindi non vanno nei negozi, e quindi significa che tu hai sottratto ai negozi una percentuale importante di consumatori che non vanno nei negozi, comprano da internet. Con queste noi dobbiamo fare i conti anche oggi. Anche questo è globalizzazione e tutto. Bene, abbiamo concluso. Lei ha in programma di tornare a Cortina d'Ampezzo, si fa fare gli scontrini, lei se li fa fare? Io non sono andato a Cortina d'Ampezzo perché non mi piace la montagna, ma gli scontrini me li farei fare. Una cosa voglio dire, visto che siamo a Teleblu e l'utenza è tantissima, a proposito del centro storico e a proposito della sicurezza, venerdì ci sarà un convegno alle ore 18 al quale parteciperemo, chiamati in associazione Riattiviamoci, e chiuderemo subito dopo la piazzetta e il centro storico all'ingresso degli scooter che, come sapete, impestano le serate foggiane. A sollecitare il tuo Presidente del Consiglio a fare una convocazione sulla non sicurezza. Non pare che sia anche il suo Presidente quello? No, perché io l'ho sollecitato più volte, ma dice sempre che lo vuole fare, ma siccome la sicurezza è collegata anche alla vivibilità e anche alla facciamo una richiesta congiunta. Io l'ho fatta già, ma mi pare che nonostante gli ultimi eventi, vedi quello che è successo al mercato di Via Pinto, si ostina a non convocarlo. Mi auguro che tu, che sei di maggioranza, possa sollecitare il tuo Presidente. Va bene, grazie, siamo veramente in zona Cesarini, abbiamo finito. Io ringrazio il pubblico che ci ha seguito quest'inverno, questa primavera, questa estate. È calda estate perché qui nello studio c'è un fresco che, guardate lo nigro, che profilo fisionomico che ha da Hawaii proprio. No, significa invitare gli europei a venire in provincia di Foggia. Grazie, ringrazio il pubblico di Teleblu. Traviata dovrebbe tornare, non si sa quando, a fine settembre, però guardate, questa è una notizia che dovete prendere con il beneficio di inventario, perché il palinsesto, come sapete, in tutte le aziende editoriali serie va in discussione. Quando si apre una discussione, come nella politica, non si sa mai come finisce. A finire finisce perché per fortuna l'editore è uno e comanda uno. Nella politica non si sa chi comanda, io questo la ringrazio, anche se gli anni cominciano a farsi sentire. Ringrazio tutti gli ospiti che ci hanno dato l'onore e il piacere di essere qui con noi. A tutti auguriamo una buona estate. Teleblu comunque continua la sua programmazione, le sue news, con un format leggermente più aperto perché è arrivata l'estate, si sente e si vede. La trasmissione finisce qui, arrivederci a tutti. Gold Italia Preziosi ritira oro e argento con la migliore quotazione di mercato e pagando in contanti. Prima di cedere il tuo oro, confronta il prezzo. Ti accorgerai che il nostro è imbattibile. Gold Italia Preziosi ti aspetta a Foggia in Viale Manfredi 78, di fronte all'Amgas, e in Corso Giannone 53. A San Severo in Corso Leone Mucci 35. E ricorda, il tuo oro usato è ricchezza.